Eccoci qua, altro video sempre dedicato a quello che succede nel mondo della comunicazione, a quello che racconto tramite messaggio. Sapete che ogni tanto mi piace mandare video messaggi appunto alle persone che mi seguono e perché secondo me è più bello dare l'opportunità alla gente non soltanto di leggere post su Facebook, ma anche di ascoltare dalla propria voce, dalla mia voce, i pensieri, quello che succede in giro per il mondo. Allora, questa volta denuncio, e sinceramente lo faccio veramente con tutto l'animo possibile ed immaginabile, tutte le false agenzie e tutti questi lestofanti e questi mistificatori del mondo della moda e dello spettacolo. Siamo e sono sinceramente stanco di sentire tanti ragazzi che chiaramente si rivolgono a me per chiedermi consigli e soprattutto per dirmi anche le loro esperienze, per parlarmi di quello che succede nella loro vita, e che si lamentano appunto di queste false persone che li contattano per poi ottenere delle cose in cambio. Molti chiedono soldi, molti chiedono anche sesso, molti chiedono delle cose molto negative, e sinceramente questa cosa mi disturba tanto perché credo che la moda sia diciamo, un mestiere da rispettare, lo spettacolo sia un mestiere da rispettare. Chi fa spettacolo non gioca, prima di tutto, non si mette a perdere tempo a fare così, ad osare, ad esibirsi. Anche le esibizioni, quelle più strampalate, sono comunque segnate da qualcosa di serio e concreto. Questo mettetevelo in testa, sia addetti ai lavori che persone che aspiranti, personaggi che vogliono fare questo, che vogliono intraprendere questa carriera. Quindi basta con questa storia delle false agenzie, della gente che tenta così di confondere l'idea a questi poveri ragazzi che comunque non sanno come gestire la propria vita, gestire la propria carriera. Io sento delle cose assurde, sapete, viaggio, mi piace andare in giro per l'Italia, mi piace conoscere anche modelli che non sono necessariamente di Napoli, della mia città. E sinceramente anche al nord purtroppo ci sono dei casi simili e questo mi dispiace veramente tanto perché vorrei, gradirei che ci fosse più serietà in questo ambiente. Molti vi direte perché Armando Sanchez sta parlando di queste cose quando lui fa tutt'altro mestiere, visto che fa il giornalista? No, cari, è proprio per questo. Siccome sono un giornalista e siccome potrei scrivere tante cose su di voi, potrei veramente scrivere delle cose immense e, così come si dice in termini, sputtanare tutti questi falsi personaggini dello spettacolo che fanno finta di essere dei competenti, ma poi alla fine sono veramente delle persone da mettere da parte, da non calcolare. State veramente attenti, sono tenuto a denunciare questa cosa, a parlare, siccome mi reputo voglio dire, valido, non dico bravo perché la parola bravo non è del mio vocabolario, però siccome mi reputo una persona competente, persona capace di poter scrivere delle cose e ho anche beccato qualche denuncia perché a qualche signorino dava fastidio che io davo delle indicazioni. Allora, sono tenuto anche a denunciare queste cose, quindi basta, smettetela di prendere in giro la gente, smettetela di confondere le idee ai ragazzi e smettetela di fare quello che non sapete fare, fingendo di essere dei bravi, competenti, fingendo di essere delle persone comunque del mestiere, quando poi fate tutt'altro. Cambiate lavoro, dedicatevi a quello che sapete fare, non prendete in giro questi ragazzi, perché non se lo meritano, non hanno bisogno di voi, non hanno bisogno di voi. Se proprio volete conquistare il ragazzino di turno, pagatevi l'escort. Ci sono tanti siti web che permettono questa cosa. Scusate se sono duro, lo so, qualcuno adesso mi dirà: Armando sta un po' esagerando, Armando sta cercando di dire delle cose. Ma se non faccio così, cari miei, non imparerete mai. Se mi comporterò sempre come una persona corretta per bene, non imparerete mai. Fate il lavoro che sapete fare. Non date fastidio a queste persone e soprattutto smettetela di prendere in giro la gente. Noi che facciamo questo lavoro come giornalisti, che dobbiamo essere rispettati e soprattutto quello che scriviamo è una cosa legale perché è controllata da noi abbiamo un albo del giornalismo, non è che partiamo così. E la stessa cosa vale per i blog, sono super controllati dalle poste italiane e dalle telecomunicazioni. Quindi, per favore. Statemi a sentire, se avete bisogno di conoscere qualcuno e non sapete come fare e vi inventate questi mezzucci veramente da poco conto, ecco,
Ci sono dei siti web adatti a queste cose. Cercateli anche su Google, li trovate tranquillamente. E non date fastidio a chi veramente sa fare questo mestiere e che veramente ci mette l'anima e delle volte anche qualcos'altro pur di arrivare a delle cose positive e soprattutto di arrivare a delle situazioni concrete. Scusatemi se qualcuno si è offeso, scusate se qualcuno si è sentito preso in causa. Non è colpa mia, è colpa vostra, ricordatevelo. Ciao a tutti e buonanotte. Un bacio a tutti questi ragazzi che vogliono fare e che vogliono intraprendere questa carriera della moda e dello spettacolo. Ve lo dico io, in bocca al lupo, ce la farete. Con calma, ma ce la farete, perché siete bravi, siete persone competenti. Qualcuno si dovrebbe un po' aggiustare, qualcuno dovrebbe dare un tocco alla sua immagine, però tutti avete una grande voglia di fare e questo va veramente valutato, perché veramente, credetemi, ne ho sentite tante, di tante, tante, tante. E vi voglio veramente bene. Un bacione, ciao a tutti e buonanotte. E scusate, scusate se ogni tanto mi faccio prendere da questa rabbia pazzesca. Sono fatto così, sono carnale, napoletano, carnale. Ciao, ciao, ciao.